ho più motivazione anche perché poi l'anno scorso ho subito un grave infortunio, quindi per me cioè, le motivazioni valgono il doppio. Poi ovviamente sono tornato qui dove sono stato bene, quindi per me è una cosa importante, sono molto felice di essere tornato, ecco, per dare una mano alla squadra. Mi sembra settembre, ancora non avevo squadra perché stavo recuperando dall'infortunio però ancora non sapevo nulla del Teramo, ecco, infatti te lo dissi. Però sì, adesso ho avuto questa opportunità, il Piacenza mi aveva detto che il ruolo che avevo non gli serviva più perché avevano cambiato modulo. E come si è creata questa occasione, ho cercato di spingere e quindi di portare avanti la trattativa. Perché da parte mia c'era assolutamente voglia di tornare perché conosco l'ambiente, conosco i tifosi, ecco, poi ci sarà modo anche di conoscere i compagni di squadra e tutto il resto, però come ho detto anche prima sono molto, molto felice della scelta. Per me, diciamo, Teramo è stato un trampolino di lancio perché l'ultima stagione che ho fatto qui è stata importante dal punto di vista personale e realizzativo, quindi mi ha dato quell'occasione di fare quel salto di qualità che poi mi ha chiamato il Modena, quindi per me è stato un trampolino di lancio, infatti il Teramo l'avevo ringraziato a quei tempi e lo ringrazierò sempre perché mi ha dato questa opportunità. E adesso sono tornato, sono cresciuto, poi sono più maturo e ho voglia di far vedere comunque quello che so fare, di dare, come ho detto prima, una mano alla squadra e di conoscere il gioco che vuole il mister, poi ci sarà tempo. E sono, diciamo, abituato perché poi quei 2 anni abbiamo lottato per la salvezza e poi sì, l'ultimo anno siamo ritrovati anche a sfiorare l'impresa. Però più o meno la stessa situazione degli anni che ero qui, quindi sicuramente da quel punto di vista, come molti altri giocatori, penso, quindi sappiamo un po' come sono le cose, bisogna stare sempre sul pezzo perché la classifica non è tranquilla, ma non dobbiamo nemmeno farne una tragedia, quindi c'è tempo, c'è tutto un girone di ritorno, si giocherà ogni 2 o 3 giorni e quindi abbiamo modo per portare punti a casa.